tutto buio. Ma questo è un robot gigantesco. Non troverai nessuna spiegazione lì. Questa è l'arma destinata a risolvere le battaglie decisive. L'unità 01 della macchina umanoide multifunzione Vangelio. È stata sviluppata nella massima segretezza. Ed è l'ultima speranza che rimane all'umanità. È di questo che si occupa mio padre. Esatto. È passato di tempo. Papà. Partenza. Come partenza? L'unità 00 è ancora immobilizzata. Un momento, non vorrete attivare lo 01? Non abbiamo altra scelta. Ma è impossibile, Rei non è ancora in grado di muoversi. Come faremo senza pilota? Ne è appena arrivato uno. Stai scherzando? Shinji Ikari? Sì. Salirai tu a bordo. Ma se persino Rei Ayanami ha impiegato 7 mesi per riuscire a sincronizzarsi con l'Evangelion, che cosa potrà mai fare un ragazzino appena arrivato? A me basta che sieda ai comandi. Non mi aspetto altro. Sì, ma... Ora la cosa più importante è respingere l'attacco dell'angelo. E per farlo non abbiamo altra scelta che far salire a bordo chiunque possa avere anche la minima possibilità di sincronizzarsi con i sistemi dell'Eva. Non sei d'accordo, Capitano Katsuragi? Forse hai ragione. Perché mi hai fatto venire qui? Per il motivo che immagini. Mi stai dicendo che devo salire a bordo e combattere con quel mostro là fuori? Esatto. No, non lo farò mai! Si può sapere cosa vuoi da me? Non mi hai sempre considerato un essere inutile. Ma ora mi servi, perciò ti ho chiamato. Ma perché? Proprio io? È semplice, perché tutti gli altri non sono adatti. Non posso farlo. Perché sei convinto che ne sarai capace? Io non so nulla di questo robot. Avrai delle spiegazioni. È impossibile. Non ce la farò mai. Come potrei pilotare questo coso? Adesso sali a bordo, oppure vattene subito! Dannazione, sembra ci abbia trovato. Shinji, ormai non c'è più tempo. Sali a bordo. Io non posso. Sono venuto fin qui. Ma questo è assurdo! Ascolta, Shinji. Capisci perché sei venuto in questa base? Non devi fuggire. Né da tuo padre, né da te stesso. Capisco. Però, come pretende che riesca a combattere? Anche se cerchi, non è riportato. È l'estrema arma finale antropomorfa polivalente costruita dall'uomo. L'umanoide artificiale Evangelion. Questa è l'unità prima. La fabbricazione si è svolta nella massima segretezza. Per noi, genere umano, è l'ultima carta vincente. Anche questo è il lavoro di mio padre. Esatto. Da quanto tempo? Papà. In uscita. In uscita? Ma l'unità zero si trova in stato di congelamento, no? Non può essere, avete intenzione di usare l'unità prima? Non c'è alcun'altra strada. Un momento. Rei non può ancora muoversi, giusto? Non abbiamo nessun pilota. L'hai appena consegnato. Fai sul serio? Ikari Shinji? Sì. Salirai tu a bordo. Però, perfino per Ayanami Rei, il sincronizzarsi con gli Evangelion ha richiesto ben 7 mesi. Per questo ragazzo arrivato appena adesso è del tutto impossibile. Basta che si sieda al posto, non ci aspettiamo oltre. Tuttavia, adesso respingere l'apostolo è la priorità assoluta. A tal fine, non c'è altro modo che mettere a bordo qualunque essere umano si ritenga abbia la minima facoltà di sincronizzarsi con l'Eva. Dovresti saperlo, Capitano Katsuragi. In effetti. Papà, perché mi hai chiamato? È così come tu stai pensando. Quindi vuoi dirmi di salire a bordo di questo coso e combattere contro quello di prima? Esatto. Non voglio una cosa del genere! Ma perché? Ormai che significa?
Per te, papà, io non sono sempre stato indesiderato. Ti ho soltanto chiamato per necessità. Perché proprio io? Perché per un altro essere umano sarebbe impossibile. È impossibile una cosa del genere. Ma se non ne ho mai visto né sentito nulla, non ha senso che possa farlo. Riceverai istruzioni. Ma è assurdo. Non potrei riuscirci. Non ha alcun senso che salga a bordo! Se decidi di salire, sbrigati. In caso contrario, vattene. Dannato. Ha scovato questo posto. Dimostrato lesionato fino all'ottava lastra. Shinji, ormai non c'è più tempo. Sali a bordo. No, non voglio. Mi sono sforzato di venire. Ma una cosa simile, no! Senti, Shinji, a quale scopo saresti venuto qui? Non devi fuggire, né da tuo padre, né soprattutto da te stesso. Ma lo so! Però non ha senso che possa farlo.